Salve a tutti e bentornati sul mio canale YouTube. Io sono Silvia e do il benvenuto alle nuove iscritte sul canale dell'Uncinetto d'Argento. Oggi andiamo a realizzare insieme questo simpatico zainetto. Si tratta di uno zainetto portatutto che può assumere due forme diverse. Quella che voi state vedendo è la sua forma, diciamo, più piccola, da chiuso con poco contenuto all'interno. Faremo una realizzazione che vi permetterà, tramite dei semplici laccetti e delle asole, di allargare questo zaino per contenere cose molto voluminose, ad esempio un telo da mare, un portatile, quello che volete. Vedete che come punto di lavorazione è molto semplice, si tratta di una lavorazione alternata di maglie basse e di un punto che le nostre nonne e anche le persone che però lavorano all'uncinetto da più tempo conoscono come punto costa inglese. Il punto costa inglese viene utilizzato principalmente nelle copertine, nei cappellini. Qui ho cercato di riadattarlo il più possibile per la lavorazione sul corpo di una borsa. Questo tipo di lavorazione ha però un piccolissimo difetto, tende un pochino a stringere il nostro lavoro. Infatti vedete che il nostro zaino ha una forma quasi trapezoidale, questo perché è come se noi lavorassimo in costa retro, ma una costa retro un po' particolare, quindi il lavoro tende un pochino a stringersi, però per questo tipo di zaino è l'ideale perché mantiene una base molto larga, si stringe verso l'alto per andare ad adattarsi perfettamente alla forma della patella di chiusura. Non dobbiamo far altro che iniziare il nostro lavoro e nell'info box trovate la lista dei materiali che sono ovviamente della mia amica Fata Morgana. Cominciamo! Un kit zainetto composto da patella con chiusura, fondo con manici già agganciati al nostro fondo, cordino Taisuan color beige, circa 500 grammi, uncinetto numero 3 o 3,5 e ago tirafettuccia. Il kit zainetto, come avete visto nella lista dei materiali, si compone in due parti. Abbiamo la patella con la chiusura, entrambe con i fori per poter essere cuciti al corpo della borsa. Mentre il fondo, come vedete, ha già i manici, diciamo, attaccati con gli anelli. Anche se non sembra, perché avete adesso il manico che lo copre, sul fondo ci sono tutti i fori, quindi non vi preoccupate, non abbiamo problemi di lavorazione. E ovviamente in cima ai manici c'è già la parte che serve per essere poi cucita direttamente al corpo del nostro zaino. Partiamo dal fondo. Io ho scelto una lavorazione a catenella, ve l'ho già illustrata in un tutorial precedente parlando dei fondi borsa. Cominciamo da questo lato del fondo e più o meno dal foro al centro. Io ho già fatto il cappio al mio filo, vado ad entrare con l'uncinetto qui e mi porto fuori il cappio. In questo modo. Vado adesso ad entrare con l'uncinetto nel punto successivo, prendo il filo da dietro e lo porto fuori. In questo modo vedete, adesso ho due asole sull'uncinetto e chiudo con una maglia bassissima, come se volessi fare una catenella praticamente, così. Vedete? Questo è il metodo per fare le catenelle. E proseguo così per tutti i fori del mio fondo. Quando arriviamo qui vi faccio vedere come chiudere. Quando arrivate nella zona dei manici, so che farete un pochino di fatica a lavorare perché ovviamente avendo la parte, diciamo, dei manici davanti, andare a entrare nei fori è un po' difficoltoso, però cercate di tirarvi leggermente indietro senza romperlo il manico in modo da scoprire i fori sotto e fare comunque il metodo della catenella. Ci vuole un po' di manualità, ma sono sicura che ce la farete. Arrivata a questo punto, dobbiamo tagliare il filo e fare l'asola di chiusura. Quindi prendo le forbici, taglio un pochino di filo. Che cosa faccio? Vado semplicemente a tirarmi fuori il filo, lo metto nel mio ago tirafettuccia e vado a passare sotto a queste catenelle, in questo modo, vedete così? Devo prenderle entrambe e mi porto il mio filo dietro, tirando ovviamente un pochino. Adesso diventa leggermente più complicato perché dobbiamo passare
all'interno tra le due asole sbucare dall'altra parte. Quindi faccio questo lavoro, vedete, passo in mezzo e dentro nel foro e porto fuori il filo dall'altra parte. Ecco, tiro un pochino e vedete che in questo modo non si vede da dove abbiamo iniziato la nostra lavorazione. Ovviamente con il filo che mi è rimasto dietro andrò a fare un nodino in modo da fermare questa lavorazione e iniziamo a fare le maglie basse. Un piccolo intermezzo. Per foderare questo tipo di lavoro e in generale se volete fare una fodera per il fondo e una parte per i laterali, prima di iniziare la lavorazione con le maglie basse vi consiglio di fare questo. Prendete il fondo così com'è, ovviamente qui è un pochino piegato perché avendo i manici tendono un pochino a piegarlo, mettete sotto la stoffa che volete utilizzare come fodera, appoggiate sopra il fondo, con una penna o una matita o gli spilli, vi segnate il contorno del vostro fondo, togliete il fondo, prendete la stoffa, contate un centimetro da ogni lato e ritagliate tenendovi quel centimetro, cioè questo è il fondo, contate il centimetro, taglierete qui, non a bordo del fondo. Questo vi servirà per fare la fodera con il fondo, che potete trovare poi le spiegazioni successive dei vari passaggi nel tutorial che vi indicherò nell'info box. Questo è importantissimo farlo ora perché una volta iniziata la lavorazione è più difficile ovviamente prendere poi le misure, specie per un fondo di questo tipo che ha i manici, questo è l'unico momento in cui potete prendere la misura del fondo per fare la fodera. Torniamo quindi alla nostra lavorazione, dobbiamo fare un nuovo cappio al nostro filo e iniziare la lavorazione con le maglie basse. Questo primo giro viene fatto con le cosiddette maglie basse in costa retro, però ovviamente quando parlo di costa retro mi riferisco a questa catenella, cioè a quella più esterna rispetto diciamo alla catenella completa. Questa tra virgolette sarebbe la nostra costa davanti, mentre questa la nostra costa retro. Vado nella maglia, quella diciamo che ho creato utilizzando l'ago, entro così e mi porto fuori il cappio e lo fermo facendo una catenella e faccio un'altra catenella che sostituisce la mia prima maglia bassa. In questo modo, vedete, sempre nello stesso punto. E vado a fare una maglia bassa, sempre prendendo ovviamente questa catenella più esterna, nella stessa catenella. E farò due maglie basse nella catenella più esterna, fino ad arrivare al mio angolo. Una e due, quindi mi raccomando prendete sempre la catenella più esterna. Arrivata a questo punto, vedete, sono davanti al cosiddetto angolo della mia borsa. Faccio ancora due maglie basse qui. E qui. E un aumento di 3 maglie basse in questa catenella, che è quella che forma il mio angolo. Quindi proseguite facendo 2 maglie basse in ognuna delle catenelle, un aumento di 3 maglie basse nella catenella dell'angolo e poi proseguite di nuovo con 2 fino ad arrivare all'angolo successivo. Quindi se andiamo a vedere in generale la nostra lavorazione, abbiamo fatto 3 maglie basse qui, le prossime 3 saranno qui, qui e qui, quindi negli angoli 3 e negli altri punti 2 e continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivata a questo punto vi ricordate che appena iniziato il giro avevamo fatto 2 catenelle, la seconda sostituiva la prima maglia bassa. Non devo far altro che fare una maglia bassissima in quella seconda catenella che ho fatto a inizio giro. E faccio una maglia bassissima.
chiudendo così il ciclo di questo giro. Per il giro successivo faccio un'altra catenella e facciamo ancora un giro di maglia bassa in costa retro, quindi vado ad entrare nella costa retro della mia maglia sottostante, vedete questa, e faccio la mia maglia bassa. Vado poi nella maglia bassa in costa retro dei miei punti successivi e faccio una maglia bassa. E faccio praticamente una maglia bassa in costa retro per tutti i punti sottostanti fino alla fine del mio giro. Completiamo il nostro giro in costa retro facendo una maglia bassissima nella prima catenella che abbiamo fatto per iniziare il giro. A questo punto inizia la vera e propria lavorazione della nostra borsa. Vedete che io prima ho utilizzato un uncinetto numero 3, ora sono passata ad un 3,5. Faccio una catenella e farò un giro di maglia bassa normale, terminerò il giro chiudendolo con una maglia bassissima, farò una catenella e farò ancora un giro di maglia bassa normale. Quindi iniziamo la nostra lavorazione con due giri di maglia bassa normale. Al terzo giro inizia la lavorazione del nostro punto. Una volta terminato il secondo giro di maglie basse vi dovreste trovare in questa situazione. Vedete che si è già creato un pochino di bordino intorno al nostro fondo. Io qui ho già chiuso con la mia maglia bassissima e vado a fare la catenella. Allora siamo al terzo giro di lavorazione e qui inizia la vera e propria realizzazione del nostro punto. Scelgo questa inquadratura perché dobbiamo andare a lavorare in quello che alla fine è praticamente il retro del nostro lavoro. Vedete che davanti a noi abbiamo delle maglie basse. Tutta la nostra lavorazione si basa sul punto a maglia bassa, ma lavorato in posizioni un po' diverse. Cioè, noi siamo abituati a lavorare o tutta la maglia o la costa retro o la costa davanti, ma in questo caso dobbiamo andare a lavorare dietro. Vedete che davanti alla maglia che abbiamo davanti c'è questa specie di piccola asolina, proprio subito sotto la maglia, vedete? Che è quella dove io devo praticamente entrare. Vedete? Eccola qui. Se notate ce n'è una praticamente subito sotto ogni maglia. Adesso magari mi avvicino per farlo vedere meglio. Vedete? L'asolina che ci interessa è questa, quindi nel punto successivo sarà questa qui, poi questa e poi questa. Praticamente dobbiamo entrare nel retro del nostro lavoro e una volta che siamo entrati dietro non dobbiamo far altro che fare una maglia bassa normale. In questo modo. E dovrò fare così per tutto il mio giro, quindi adesso io vado a prendere nella maglia successiva qui dietro. Ovviamente si fa un pochino di fatica ad entrare le prime volte perché avendo lavorato molto stretto è normale, altrimenti avete lavorato male. E faccio un'altra maglia bassa. Ne faccio ancora un paio per farvi vedere bene. Questo è il punto dove devo entrare. Entro dentro e faccio una maglia bassa. Ecco, vedete che una volta realizzate già un paio, vediamo che il giro sottostante è come se venisse in fuori verso di noi. E secondo me è un effetto molto carino, ricorda un po' quei cappellini che si usano in inverno, quelli fatti tutti a righe verticali, però noi in questo caso lo stiamo realizzando in orizzontale. Continuo così fino alla fine del giro. Una volta terminato il nostro terzo giro con questa lavorazione un po' particolare, non facciamo altro che chiudere come sempre a maglia bassissima e fare una catenella per avviare il nuovo giro. Il nuovo giro è così come il successivo, quindi i prossimi due giri, non saranno altro che dei giri lavorati con maglie basse normali nell'ultima riga che abbiamo lavorato, quindi
Non facciamo altro che fare delle normalissime maglie basse. In questo modo si diciamo, enfatizza lo stacco tra la lavorazione fatta lavorando dietro la riga delle maglie e questa riga che viene, diciamo, in fuori verso di noi. Ecco, vedete? Praticamente enfatizziamo questo stacco. Farò adesso una riga di maglia bassa normale e un'altra ancora. Nella riga successiva, che sarà praticamente la terza, rifacciamo lo stesso lavoro che abbiamo fatto nel giro precedente, cioè andiamo a cercare le nostre costine nascoste e lavoriamo le maglie basse lì. Per quanto riguarda i giri successivi, avendo questo tipo di lavorazione il, diciamo, difetto di portare tutto a stringere, quindi diciamo che la forma sarà una sorta di trapezio perché tende a stringere verso l'alto, ho deciso di alternare la lavorazione in orizzontale con diversi giri di maglie basse. In questo modo praticamente proseguiremo verso l'alto ma in modo graduale fino a raggiungere la dimensione corretta per poter coprire il tutto con la patella in dotazione nel kit. Quindi che cosa ho fatto? Vedete che qui, partendo proprio dall'inizio, ho lavorato, come vi ho detto, facendo le due righe di maglie basse normali alla terza riga, la lavorazione in orizzontale, un blocco di tre righe in orizzontale. Vedete, questa è la prima, questa è la seconda e questa è la terza, distanziate con lo stesso numero di giri. Partendo da questo punto, ho fatto la mia ultima riga di lavorazione in orizzontale, poi ho fatto 6 giri di maglia bassa normale. Adesso che sono arrivata al settimo, riprendo facendo questa lavorazione. Che cosa farò quindi? Alternerò lungo tutta la borsa 2 righe di lavorazione in orizzontale, quindi una riga lavorata nelle costine dietro, 2 righe di maglie basse, una nuova riga lavorata in orizzontale e le alternerò con 6 righe di maglie basse normali. Quindi io adesso ne ho fatte 6, nella settima faccio la mia lavorazione. Farò 2 righe di maglia bassa normale, nella terza da lavorazione in orizzontale, altre 2 righe di lavorazione a maglia bassa, una nuova riga di lavorazione in orizzontale, poi farò 6 giri di maglia bassa normale e continuo così fino all'altezza che vi dirò tra poco per completare la nostra borsa. Da questa inquadratura potete vedere cosa intendo quando dico che il lavoro tende un pochino a stringersi. Vedete, se noi avessimo continuato con una lavorazione normale, saremmo saliti perfettamente dritti, mentre con questo tipo di lavorazione a costa inglese tende proprio il lavoro a stringersi verso l'interno, mantenendo però comunque la forma che gli abbiamo dato con questo tipo di fondo. Io trovo molto carino poi avere questo stacco proprio così netto tra la lavorazione a costa inglese e le maglie basse normali, darà quel senso di movimento a tutto il nostro lavoro. Ed eccoci qua. Nell'ultimo passaggio ci eravamo fermati più o meno qui, all'inizio della nuova lavorazione in orizzontale. Vedete che io ho proseguito appunto alternando lo spazio, diciamo, di un blocco di 2 righe in orizzontale con 6 righe di maglia bassa e l'ho fatto per 1, 2, 3 volte. Più o meno questa è la forma. Adesso la videocamera un pochino la distorce, cioè sembra che penda da un lato, purtroppo è un problema di inquadratura che non rende giustizia al lavoro. Vi dico in centimetri a quanto sono arrivata. Partendo dalla base abbiamo raggiunto più o meno i 23 centimetri. Se andate a vedere, io ho dato questa forma alla borsa. Perché l'ho fatto? Perché adesso nel prossimo giro andremo a creare delle asole in questi 2 punti, un po' come avevamo fatto nel tutorial della borsa Nadia che vi linko nell'info box. A che cosa serviranno queste asole? In queste asole faremo passare del cordino sempre dello stesso colore, in modo che se volete tenere lo zaino in questa posizione vi basterà tirare i 2 nastrini laterali assumerà questa forma. Se invece avete necessità di inserire nello zaino qualcosa di molto voluminoso e avete bisogno di aumentare lo spazio, vi basterà semplicemente scioglierli ed ecco che il nostro zainetto si aprirà aumentando la sua dimensione.
Questo è uno dei motivi per cui ho deciso di non mettere la rete all'interno dello zaino, perché come vedete sta già su praticamente da solo e nel caso abbiate bisogno appunto di avere più spazio, una rete può essere limitativa. La borsa può, diciamo, essere troppo stretta, magari, che ne so, volete mettere un asciugamano per il mare, delle ciabattine o comunque qualcosa di un po' voluminoso, e la rete può essere limitante, quindi ho deciso di lasciarlo così. Vedete che già comunque la sua forma si raggiunge da sola e il fatto di aver questo tipo di chiusura vi permetterà poi, una volta che dovremo agganciare la nostra padella, vedete, di nascondere completamente tutto il bordo della nostra lavorazione, quindi avremo un lavoro molto più armonico. Come si procede per fare le asole? Per questa parte del lavoro vi consiglio di utilizzare i marcatori. Vedete, io utilizzo questi che non sono altro che delle semplicissime graffette colorate. Se scorrete tra i video del mio canale o nelle playlist, nella parte delle nozioni di base troverete un tutorial con le spiegazioni sulla strumentistica necessaria, dove parlo anche dei marcapunti. Perché ci servono i marcapunti? Perché dobbiamo creare le asole nella parte, diciamo, interna della borsa, quindi qui e qui, in modo speculare da una parte e dall'altra. Vedete che io qui ho già messo i miei marcatori e mi sono aiutata con del filo di colore rosso per segnarvi i punti successivi. Allora, che cosa ho fatto? Non ho fatto altro che contare delle maglie basse partendo dal punto in cui dovrebbe iniziare il nuovo giro, vedete? Qui dove mi sono fermata e qui dovrò fare il giro nuovo. E ho contato 1, 2, 3, 4, 5 maglie basse. Nella sesta ho messo il primo marcatore, questo azzurro. Poi ho contato 3 maglie basse partendo dalla maglia successiva, quindi 1, 2, 3, e nella quarta ho messo il secondo marcatore, questo verde. Arrivata a questo punto ho contato 40 maglie basse lungo tutto il bordo del mio lavoro e nella 41esima ho messo questo filo di colore rosso che in realtà corrisponderebbe al primo marcatore. Poi cosa ho fatto? Ho contato di nuovo 3 maglie basse partendo dalla maglia successiva e nella quarta ho messo il secondo marcatore. Per fare questa parte non dovete far altro che contare 1, 2, 3, 4, 5, 6 maglie basse e nella settima mettete il marcatore, contate di nuovo 3 e nella quarta l'altro marcatore. Per fare l'asola qui in fondo è molto più semplice, perché non dovete far altro che contare da qui, che sarebbe l'inizio del giro, contate la maglia subito dietro, quindi questa dove metterete il primo marcatore. Qui contate 3 e nella quarta mettete il secondo. In questo modo avete tutti i punti per iniziare a creare le nostre asole. Come si fa a creare le asole? Allora dobbiamo, una volta chiuso il giro con la nostra maglia bassissima e fatto la catenella, fare le maglie basse fino ad arrivare al marcatore. Ok, allora a questo punto vedete che abbiamo il primo marcatore. Che cosa faccio? Lo tolgo, perché tanto ora non mi serve più, e conto che ho 1, 2, 3, 4 e 5 per arrivare a questo marcatore. Che cosa faccio? Faccio 6 catenelle, quindi il numero della distanza più 1. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. In questo modo devo andare qui dove c'è il mio marcatore, che per il momento posso togliere perché tengo il punto con il dito, vado ad entrare con il mio uncinetto e faccio una maglia bassa, così. Ecco, vedete, in questo modo si è creata l'asola e proseguirò con le maglie basse fino alla mia, al mio marcatore successivo. Adesso ve ne faccio un paio per farvi vedere bene. Ecco, vedete, si crea proprio questo spazietto piccolino dove poi noi faremo passare il cordino dello stesso colore della nostra borsa. Vedete? La cosa importante è contare sempre quante maglie abbiamo sotto tra un punto e l'altro e aggiungerne una. Io qui avevo 5 spazi per arrivare al marcatore successivo, quindi ho fatto 6 catenelle. Come si procede? Si procede esattamente nello stesso modo. Noi adesso facciamo tante maglie basse fino ad arrivare al primo marcatore, quello di colore rosso. Da lì, avendo lo stesso numero di spazi, facciamo di nuovo le nostre 6 catenelle e ci agganciamo dove c'è il nuovo marcatore.
facciamo le maglie basse fino ad arrivare al marcatore successivo e si ripete così fino alla fine del giro, dove qui avrete la vostra quarta ed ultima asola. Chiudete poi il giro con una maglia bassa. Una volta terminato il giro di creazione delle nostre asole, abbiamo fatto la maglia bassissima e una catenella per iniziare il nuovo giro. Il nuovo giro è semplicissimo, sono sempre maglie basse che però andiamo a lavorare anche sopra le nostre asole. Ecco, arrivata a questo punto, vedete, c'è la prima delle catenelle che abbiamo fatto. Non faccio altro che creare la maglia bassa sopra la catenella. Indietro. Mi porto fuori il filo facendo una maglia bassa. Questo passaggio è molto importante perché se saltiamo una delle catenelle rischiamo di avere poi il lavoro sfalsato o comunque troppo stretto da una parte o dall'altra, quindi dovete proseguire lungo tutto il bordo della borsa passando anche sopra le catenelle che avete fatto facendo delle maglie basse. Oltre questo giro vi consiglio, per avere un pochino più di stabilità, una volta chiuso il giro con la maglia bassissima, di fare ancora un giro di maglia bassa normale lungo tutto il perimetro della nostra borsa. A questo punto abbiamo terminato i giri intorno alle asole, vedete, e possiamo ridare la forma alla nostra borsa. Ecco qui. Possiamo scegliere di procedere in due modi. Possiamo già realizzare il cordino da far passare nelle asole o passare a cucire la patella. Allora, io inizierei facendovi vedere come mettere la patella, che vi dico già, va a vostro gusto personale, perché io posso decidere di metterla più lunga o più corta. Quello dipende da voi e anche da come preferite che sia il risultato finale del vostro zaino. Io mi limito a darvi qualche indicazione. Allora, la patella è composta da due parti, la parte superiore e la parte, diciamo, di chiusura, vedete? Entrambe vanno cucite al corpo della borsa. Io mi sono regolata in questo modo, vi consiglio di procedere più o meno nello stesso modo per evitare di avere poi la patella storta o sfalsata. Allora, andiamo sul retro della borsa, che corrisponde alla parte dove abbiamo, diciamo, gli attacchi del manico, che anche questo andrà cucito al corpo della nostra borsa. Ricordatevi sempre che questa parte è quella che va verso l'alto, quindi andrà cucito così. Allora, qui siamo sul retro. Prendiamo la nostra patella e, per comodità, io utilizzo l'ultima riga di lavorazione in orizzontale come punto di riferimento per cucire poi la mia borsa. Poiché, avendo fatto la chiusura con le asole, vedete che più o meno andiamo a coprire tutto il corpo, possiamo anche non utilizzare i marcatori, ma io vi consiglio comunque di metterli perché non si sa mai. Quindi vado a mettere un marcatore in questo punto, cercando di prendere la lavorazione, ecco così. Così so che il mio limite della patella sarà qui e faccio la stessa cosa dall'altra parte. Ecco fatto. Allora, sapendo che il limite della nostra borsa è questo, una volta messa la patella, la parte di sotto ovviamente andrà messa un po' più in basso. E per parte di sotto intendo questa, che è quella dei manici, che va messa in questo modo. Quindi, tenendo conto che l'alta arriva qui, posso decidere magari di mettere, ecco, di cucirlo qui tra le due righe di lavorazione in orizzontale. Non vi faccio vedere come cucirlo perché è veramente molto semplice, non dovete far altro che creare del filo con un nodino finale, farlo passare da dentro e fuori per tutti i vari buchi. Andiamo quindi a vedere come posizionare il corrispettivo della nostra patella. Quindi giriamo il lavoro, pieghiamo la patella e, mantenendola nella posizione, cerchiamo più o meno ad occhio dove dovremmo cucire la nostra chiusura. Direi che a occhio siamo in questa zona. Vi consiglio di appuntarvi con degli spilli la chiusura al corpo della borsa in modo da non avere poi problemi a cucirla, e poi anche qui, come facciamo sia per la patella sia per gli agganci dietro, cuciamo la nostra chiusura alla borsa. Mettendo per un attimo da parte la chiusura della nostra borsa, vi faccio vedere come fare i lacci che devono passare nelle asole. Io ho realizzato una catenella di 50 catenelle più una
per girare il mio lavoro. Quindi non faccio altro poi che tornare indietro facendo una maglia bassa in ognuna delle catenelle sottostanti. E praticamente ritorno indietro fino alla fine. Una volta arrivati in fondo potete scegliere se concludere già qui il lavoro, quindi tagliate il filo, unite i due fili e li nascondete, oppure potete scegliere se fare una catenella in più e tornare indietro facendo quindi due giri di maglia bassa sopra il giro iniziale di catenelle. Questo sta un po' a vostro gusto, io mi limito a farlo di uno. Ovviamente avendo quattro asole dobbiamo realizzare due di questi fili. Una volta cucite tutte le varie parti e realizzati i laccetti, la nostra borsa è finita. Io qui l'ho volutamente riempita con uno zaino da mare per farvi vedere come la sua capienza possa aumentare grazie al fatto di aver creato le asoline per estendere e chiudere il nostro zaino. Vedete, qui è veramente riempito all'estremo e volendo si può mettere ancora qualcosina. Vi faccio vedere ovviamente com'è senza nulla dentro. Ecco, adesso state vedendo la versione vuota, ovviamente vedete ci sono ancora i fili a vista perché io non l'ho foderato. Qui vedete che ho messo già i laccetti nelle nostre asole, adesso ne apro uno per farvi vedere, ecco. Praticamente fate entrare il filo da qui e uscite fuori dall'altra parte. Se voglio ridare forma alla mia borsa non mi resta altro che fare così, piegare e fare un bel nodo stretto. Faccio la stessa cosa dall'altra parte e ovviamente stringo. Aggiusto i laccetti se li voglio tenere in fuori, se li voglio tenere in dentro e vado a chiudere la mia patella. Ed ecco qui la versione, diciamo, ristretta dello zaino. Vedete che anche il fatto di avere la base più grande sotto è utile per appunto il fatto di poter stringere e allargare il nostro lavoro, quindi l'aver scelto di avere anche una forma trapezoidale è utile a questo. Magari da vuoto vi sembrerà un pochino afflosciato, però vi assicuro che una volta messo indosso l'effetto svanisce. Quindi questa è la versione una volta chiusa con i laccetti, ovviamente dopo aver attaccato patella e ganci esterni. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, io trovo veramente molto carino e di grande effetto questa lavorazione così in orizzontale, spero che vi sia piaciuta e di vederla magari in qualche altro vostro lavoro o nella realizzazione dello stesso zainetto. Come sempre vi ricordo che nell'info box del canale trovate tutti i miei contatti, pagina Facebook, Pinterest, insomma sono un po' ovunque. Se avete realizzato qualcosa seguendo i miei tutorial, mandatemi tranquillamente le foto dei vostri lavori e le troverete pubblicate sulla mia pagina Facebook. Se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su e magari un commento, così per sapere le vostre opinioni. Grazie per avermi seguito e ci vediamo al prossimo tutorial.